Donicioli Puviani, trader indipendente. Buon pomeriggio Tony e ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti, ciao Alexandra, buon mercoledì pomeriggio, dai. Sì, buon mercoledì pomeriggio. Volevo capire, Tony, che cosa e che condiziona la performance di oggi a tuo avviso? È possibile saperlo, ma prima non lo so perché c'è una volatilità da altri tempi e quindi ogni... Diciamo che è il nervosismo il motivo principale, perché te lo voglio ben spiegare. Avevamo avuto un Nasdaq ieri, o un America, ma tutti i listini europei e gli americani, addirittura Nasdaq 100 ha chiuso quasi più 2%, con un recupero dai minimi di lunedì di oltre 300 punti. Avevamo visto un minimo a 3,70. Ieri sfondare i 7,50 nel giro di 24 ore. Lo stesso future italiano che avevamo visto bucare i 25.000 la settimana scorsa, ieri ha recuperato tantissimo, quasi 2%, arrivare a 6,30. E una bella prestazione un po' di tutto, Standard & Poor's come massima 4,359. Poi invece gradatamente c'è stata una mattina quasi infernale, quasi infernale. Probabilmente non ho paura a fare le ipotesi. Sai come la penso? Io penso che i mercati in questi momenti qui abbiano delle loro logiche e vadano un po' per conto suo in base agli umori. E poi noi analisti, in particolare è quello che farei io, che sono più un analista macroeconomico fondamentale, cerco di attribuire delle giustificazioni. Però mi accorgo che questo esercizio cosa di cui io credo di saper fare molto bene, con la immodestia del caso, in questo momento è un esercizio sterile, è un esercizio quasi forzato, perché il mercato segue delle sue logiche veramente, non dico randomiche, ma non generate da market mover. Ovvero sono più i parametri, che fanno paura, i parametri, di altri prezzi che poi possono condizionare gradatamente, lo svolgimento delle operazioni. Cerco di spiegarmi. Ieri, ad esempio, c'è stato, sicuramente era una situazione di ipervenduto, dove le borse a settembre qualche cosa hanno ceduto, dove anche il nervosismo si era già visto anche nei primi giorni di ottobre, e ieri c'è stato un bel recupero tecnico importante. Probabilmente, vedi, se volessi attribuire, visto il timing, grazie anche a qualche dato positivo degli americani, in particolare il dato ISM, che era un po' superiore, già buono e un po' superiore alle aspettative, e questo ha generato una serie di acquisti che poi è andato a coinvolgere anche le persone o gli istituti, le autorità finanziarie, non so come dire, le istituzioni, ecco, le istituzioni che erano short, e c'è stato un crescendo incredibile fino quasi alle 22 ore europee, 21:30. E questo non c'era nessun motivo particolare, nessuna dichiarazione, niente di niente, niente. Poi c'è stato un effettivo sell-off negli ultimi minuti che ha riequilibrato la situazione, ma sempre una giornata eccezionale. Nello stesso tempo c'era stata l'apertura, la discesa delle obbligazioni, anche abbastanza vistosa. Avevamo visto, ad esempio, un bond che sintetizza le obbligazioni insieme al bond, che da 170 e 40 era sceso fino a 166 e 70, e per poi scendere ancora. E questo era coerente col fatto che l'economia americana aveva dato dei buoni segnali, e quindi anche il bond americano si era un po' disteso. Cioè, quando è che vendono? Quando si vende, perché effettivamente uno dice l'economia va bene, allora il tapering deve partire per forza. Però stranamente le borse questa volta privilegiavano più l'aspetto macroeconomico, quindi la forza
che si teme tanto che ci possa essere non forza per l'America, invece premiavano la forza, ok? E improvvisamente invece negli ultimi minuti hanno detto, caspita però, con i bond che si apprezza, con i rendimenti dei bond che si apprezzano, è un po' un peccato andare a comprare sul 2%, e quindi c'è stato l'affievolimento, la crisi delle borse asiatiche stamattina, il Nikkei in maniera particolare, e lo scroscione, e poi un recupero che vede, è vero, ancora gli indici negativi, ma molto più positivi dei minimi. Ad esempio il nostro FIB aveva sfiorato i 25.000 punti, Alexandra, e adesso mentre parlo è a 25.320, quindi un bel recupero di oltre l'1%. Il Nasdaq, che l'avevamo visto a 4.20, 14.422 stamattina, adesso siamo a 14.640, per cui 210 punti. E tu mi fai la domanda, qual è, come oggi il sentiment? Il sentiment è volatile, quindi abbiamo delle mezz'ore di recuperi importantissimi e delle mezz'ore di sfascio e di grande delusione da parte degli operatori. È la volatilità quella che vince, e credo, e non mi sbaglio, e qui non mi sbaglio, che questi grandi movimenti non siano dettati da dei dati o da delle esternazioni di banchieri o di persone autorevoli, ma piuttosto dall'umore degli operatori, che ogni tanto dicono, oddio, qui c'è il tapering, oddio, qui scendono le obbligazioni, oddio, io vendo tutto perché siamo troppo alti, ma poi si rinfrancano e dicono, ma a questo, dopo che le borse scendono di un 6-7-8%, dopo che un Nasdaq vale 1200 punti in meno, siamo sicuri di non lasciarci perdere l'ennesima opportunità di salire su un indice che quando storna ha sempre recuperato? Ecco, questo è il sentiment che in questi giorni, questi due giorni fantastici dal punto di vista di un operatore, perché la volatilità è il sale del trading, però è quello che pervade l'animo degli operatori americani e di conseguenza quelli europei. E dunque, tu che cosa ci consigli? Salire sul bordo? No, io consiglio un qualche cosa che non piace tanto dire, non so perché, però l'attività in questi giorni qui, quando c'è trading range o un trading range leggermente discendente, perché alla fine sta più scendendo anche se fa dei bellissimi recuperi, l'attività di scalping o sui future deve essere contro trend, non c'è verso, non è inutile andare, abolito il, tranne che per scalpate di pochi punti, per carità, ognuno ha le sue tecniche, però non andiamo a vendere le rotture dei prezzi. Questo è il mio più grosso consiglio, cioè ogni volta che c'è un crash, vedi perdere 150 punti al Nasdaq, eccetera, fatevi forza, ma non andiamo a seguire l'ondata ribassista, perché il recupero c'è. Al tempo stesso però bisogna avere gli attributi, usiamo un termine soft, gli attributi per vendere sulla forza, e questa è l'operatività di scalping sugli indici, mentre per l'operatività che forse poi riguarda più spettatori in questo caso e non trader pazzi un po' come me, ma per quelli che riguarda più gli spettatori più tranquilli che vogliono sapere un po' gli investimenti, si sta delineando sempre in maniera più marcata, a mio avviso, quello che potrebbe essere il tema del 2000, fine 2021 e inizio 2022, ovvero lento diminuire del valore delle obbligazioni e quindi il lento aumentare dei rendimenti, e questo è indubbio, per di più a mio avviso il tapering non sarà più una sorpresa, il mercato lo sta metabolizzando, però l'avvio del tapering probabilmente porterà gli investitori a riflettere, a voler recuperare le azioni cosiddette value.
E quindi se uno decide, scusate, almeno 2 anni che facciamo io e te, però quindi diciamo un po' il settore ciclico, per essere chiari. Sì, sì, per essere chiari, no, ma facciamo nomi e cognomi perché altrimenti non mi diverto. E io da quello che vedo io, proprio al di fuori dalla price action che vedo, io vedo che tutto sommato le banche sono finalmente comprate. Finalmente si comprano le banche, e quindi anche ieri abbiamo avuto una Banca Intesa che non stornava neanche a morire, abbiamo visto un Unicredit che tuttavia anche nelle giornate brutto tiene le posizioni, vanno osservati oggi i titoli, vanno osservati oggi, ripeto, oggi i titoli, perché nelle giornate di lettera che si individuano più facilmente chi ha forza relativa, e vuol dire che qualcuno ha raramente in maniera occulta compra, come è giusto fare, quando le cose quando c'è pioggia. Mi sembra che negli ultimi giorni, contemporaneamente alla lenta discesa delle obbligazioni, ovvero al suo aumento dei rendimenti, il settore bancario assicurativo sia comprato per due motivi: perché è logico che andando verso un lontanissimo aumento dei tassi di interesse o aumento dei rendimenti delle obbligazioni, il settore bancario possa, quello tradizionale, possa usufruire di nuovo, in visione molto lontana però, dell'aumento dei tassi di interesse. Qualora ci fossero questi aumenti dei tassi di interesse, mantenendo l'economia di ripresa, e questo ce l'auguriamo tutti, ci saranno delle difficoltà, però se l'economia continuasse ad andare decentemente, le banche finalmente troverebbero il loro recupererebbero il loro ruolo di intermediari dei crediti, e con i tassi 0, almeno speriamo un 1%, probabilmente potrebbero recuperare qualche cosa, a scapito però degli quei tecnologici che hanno molto molto price earning, ovvero con dei multipli troppo elevati, perché quando i multipli sono troppo elevati la sensibilità sui tassi di interessi è maggiore. Però ovviamente anche qui bisogna scremare. Diciamo che se i mercati sono volatili e in lateral ribassista è più che giustificabile, ma questo non voglio insegnare niente, lo sappiamo tutti, perché l'allargamento dei tassi di interesse in qualche modo ci dovrà essere, almeno di quelli nominali, visto che l'inflazione continua a picchiare, e attendiamo anche il dato di inflazione per avere delle idee chiare, e attendiamo il grande dato di venerdì, Alexandra, quello del non farm payroll, perché da lì cominceranno tutti i ragionamenti e vedremo se è più importante l'economia reale o l'economia finanziaria, perché se avessimo un dato bello, 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 a quel punto potrebbero fare la riunione della Fed subito e dire subito il tapering. Tu dici una riunione di emergenza, come ha fatto comunque la Fed più volte. La Fed, per carità, ha fatto più riunioni di emergenza che non erano riunioni fissate o schedulate, nel senso, è uscita comunque fuori dei propri appuntamenti per annunciare alcune misure di emergenza. Poi ovviamente adesso non è il caso di annunciare qualsiasi misura di emergenza, però nel senso, comunque i presupposti, a mio avviso almeno, per un possibile avvio del tapering ci sono già. Quindi almeno dal discorso, dal dibattito che abbiamo avuto con i nostri ospiti sinora, a prescindere dai non farm payrolls di domani, comunque il tapering è imminente. Allora ti do 10, brava, 10, perché hai fatto una dissertazione perfetta, però io aggiungo a quello che hai detto te, cioè i presupposti per una riunione d'emergenza ci sono nel caso di marzo 2020, quando col Covid c'erano attività tutte paralizzate, le borse che perdevano il 5% al giorno, e quindi l'emergenza ci sta. Però anche in questo caso, se l'economia dovesse andare bene e l'inflazione essere importante, ci potrebbe essere i presupposti per una riunione di emergenza. Quello per cui la prima riunione di emergenza, i presupposti ci sono, ma la dovessero fare,
per aumentare i tassi sarebbe un delirio, è un casino tale per gli asset azionari che Powell ci penserebbe 100.000 volte. Quindi i presupposti, concordo, ci sono, la fattibilità vorrebbe dire, insomma, una riunione d'emergenza per alzare i tassi si sono viste, le fecero anche i nostri banchieri europei, non Draghi, ma quello che c'era prima, in una clamorosa riunione del 2011 dove anziché abbassare i tassi si sbagliò e le alzò per davvero. Parlo di Duisberg, non mi ricordo adesso l'anno, però ci fu quell'episodio lì. Sicuramente però gli operatori sono veloci adesso, e qualora ci fossero i presupposti sarà divertente. Però aggiungo, oggi sono in piena, che nel caso, cos'è che dobbiamo osservare? Nel caso ci fosse una conferma del tapering, perché ad esempio il dato non fai payroll fosse, ipotizziamolo, molto buono, e ipotizziamo anche un dato importante ancora per l'inflazione, sarebbe bello, dovremmo tutti osservare i movimenti immediati ai dati, e io credo, lo dico in anticipo, che potremmo vedere dei rialzi ancora sul Nasdaq, sull'alta tecnologia, dove i multipli sono importanti. Noi potremmo vedere dei realizzi sulla tecnologia, ma non è detto che invece i valori value, e in più particolare anche il nostro FTSE MIB, possa essere molto danneggiato dal tapering. Ecco, questa è la mia idea, quindi si ricollega al discorso precedente. Ottimo, invece volevo capire in ottica, ecco, di questo tapering e di questa politica monetaria meno accomodante, dunque come bisogna posizionarsi a livello sempre settoriale, a partire naturalmente dai mercati USA e poi venire al nostro mercato, a Piazza Affari, se vogliamo dirlo così, anche se hai già citato alcuni titoli nello specifico di Piazza Affari, e poi comunque il tuo cavallo di battaglia Enel, che pesa tanto, fra le altre cose, continua a performare male, che mi sorprende considerando le bollette che ci arrivano a fine mese. Lo so. Allora, risolvo subito il caso dell'Enel. Purtroppo è vero che arrivano le bollette a fine mese e i soldi, uno dice caspita, con queste bollette l'Enel dovrebbe volare, ma la verità è che l'Enel, come tutte le utility europee, purtroppo maledicono l'aumento del tasso delle materie prime, perché i governi in Spagna l'hanno già fatto, dicono: signori dell'Enel, costano così tanto le materie prime che voi per favore non aumentate i prezzi coerentemente ai vostri costi, e l'Enel è quasi obbligata a dire sì, è per quello che sta andando male, perché purtroppo per fortuna, secondo dei punti di vista, c'è un intervento d'autorità, c'è gli enti regolatori che non consentono un aumento delle bollette in base all'effettivo aumento delle materie prime, e questo è un dato oggettivo, e questo ha depresso tantissimo tutte le utility europee, in particolare Iberdrola ed Endesa in Spagna, e noi purtroppo con la Enel. Quindi il motivo c'è, è che non si può più sperare al momento degli utili che si potevano fare prima, perché anche Enel paga di tasca sua parte della bolletta, non potendo alzare i prezzi come gli spetterebbe. Guardate il natural gas, ha un grafico impressionante, quindi questo è il quale quotazione vorresti che facessi vedere, quella europea o americana? Ma prendine una, intanto sono molto simili. Guardi, natural gas lo metti a 6 mesi, a 3 mesi, gli ultimi, è una cosa impressionante, la sto guardando adesso con te, è una cosa impressionante. E per quello invece, per rispondere completamente alla domanda, per quello che riguarda invece i settori che ho già risposto prima, potrebbe ritornare, ad esempio potremmo rivedere degli switch di portafoglio, ad esempio dal Nasdaq al Dow Jones, o in parte ad alcuni titoli anche dello Standard & Poor's. Mi spiego meglio: il Nasdaq, per carità, ha dei titoli che anche un aumento dell'inflazione, un aumento dei tassi potrebbe non incidere molto sul titolo stesso, però tendenzialmente la composizione media dei titoli del Nasdaq è più penalizzata dall'aumento del costo del denaro, perché spesso anche queste aziende hanno avuto il privilegio di avere i soldi moltissimi
a livello zero, di farsi dei buyback molto importanti, e quindi tendenzialmente questo. Mentre ad esempio il Dow Jones, che ha alcune banche, o lo Standard & Poor's, dove c'è un comparto bancario o assicurativo importante, potrebbe performare meglio del tecnologico, e quindi questo è quello che consiglio. Per quello che riguarda l'Italia, visto che parlo spesso dell'Italia, tutti i valori value, cioè le banche, le assicurazioni, le automobilistici, potrebbero, l'Italia ha solo STM come tecnologico, e quindi ecco perché l'Italia tutto sommato nel mese di settembre è uno degli indici che ha performato meglio in assoluto, o quello che ha perso di meno, e potrebbe continuare questa scia visto il livello di deprezzamento degli asset italiani a livello storico molto importante. Quindi è un po' diciamo che se dovessero continuare questa tendenza e questa paura di aumento dei tassi e dei rendimenti delle obbligazioni, forse l'Italia è quella che potrebbe essere meno penalizzata, se non addirittura aiutata. Ecco, molto interessante, considerando ecco anche la correlazione negativa tra il rialzo dei rendimenti USA e la performance del Nasdaq. Ultimissima domanda, proprio in un flash, considerando tutto ciò che abbiamo detto sinora riguardo alle politiche monetarie sull'euro-dollaro, come bisogna posizionarsi, Tony? Short, abbiamo fatto mercoledì, c'ho il filmato, avevo dato un target 1.15.1, adesso è qualche minuto che non lo vedo, vediamo se siamo a 1.15.53 e 53. Diciamo che però ha fatto anche 1.15.36, lo vedo, e quindi approfitterei di questo lieve recupero. Il mio target rimane valido, sarebbe un minimo assoluto dell'anno, credo, non vorrei sbagliare, ma sarebbe un minimo assoluto. Io credo che faccia più paura stavolta ultimamente l'inflazione americana, e quindi l'atteggiamento della banca centrale, della Fed, rispetto all'atteggiamento che può avere una Lagarde. Cioè vedo più falchi in Fed, forse più preoccupati da un'inflazione ancora più importante rispetto a quello che c'è in Europa. Parlo solo di euro-dollaro, probabilmente gli americani stanno meglio, ecco, tradotto. Poi abbiamo anche il problema, vediamo adesso come va a finire in Germania, vedremo chi sarà il ministro delle finanze, vedremo chi sarà il primo ministro, insomma ci sono tante cose. In questo momento qui un pochettino, è vero che siamo a dei livelli eccezionali, cioè il dollaro è veramente forte, però abbiamo detto 1.15.1 all'ultima intervista, andiamo con 1.15.1, andiamo con 1.15.1, quindi ripropongo ancora uno short. Non mi piace come mentalità andare a forzare degli eccessi, cioè è un bel po' che il dollaro è forte, vedo il dollar index addirittura 94.28, però dai, 30-40 centesimi, 30-40 pips sono ancora nelle corde dell'euro-dollaro. Grazie mille, Tony Cioli Puviani, trader indipendente, grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione. Sarà un piacere, Alexandra, ciao a tutti e a tutti i telespettatori.